Ben ritrovati sul canale Microorologiaio, oggi sabato e come di consueto siamo arrivati a farci un giro. Oggi è una bella giornata, c'è il sole, freschina ma c'è il sole e ci sono anche tanti banchi, sì. Andiamo a farci un bel giretto. No, io mi diverto a venire qua a trovarti. Sì. Ciao Raffaele. Allora, cos'hai portato di novità oggi? Di novità... Ma qui ci sono quelli belli. Ita, Italia Tecnica Artigiana. Non esiste più questo brand, o sbaglio? Lo so, lo so. È sicura quanto chiedi? Quello lì manca il disco data. Ah, che peccato. Dipende. Però così com'è 70 euro. Ma che bello. Ciao. Dimmi. Ma il disco data si recupera, tanto è un EB. Io non riesco, devi andare da Giovanni. È lì. Io ti do il cinturino. Aspetta, aspetta. Qui c'è uno svegliarino. Demolito. Tieni questi due, vai da Giovanni. Qui c'è ancora questa sveglia. Sì, eh. Allora ci hai pensato, la vendi? E soprattutto a quanto la vendi? E poi magari chiedi tanto. No, non è questione di prezzo, è una questione che... Ti piace? Certo. E poi accendini. Ma quanti accendini? Prenditelo. Prenditelo. Te lo aggiusti, no? Ci provo. Questo che faccio? Ti procuro il... Allora, questa mattina mi ferma un follower e mi fa: guarda che cosa ho al polso. E questa è una cosa curiosa perché non l'ho mai visto. La corona ore 6, ma guardate soprattutto la cassa, che spessore. Roen automatico. Bello, particolare. Sembra di capire che hai i bicchierini a ore 6 e ore 12 con dentro il trizio, può essere, o dentro un brillantino? Tu ci hai guardato? Non lo sai. L'avevo preso 20 anni fa, adesso l'ho tirato fuori perché non trovo il cinturino. Sai cosa? Dovresti portarlo dall'orologiaio a farti pulire il vetro che è leggermente appannato all'interno. Però bello, curioso. Anche le lancette, guardate come hanno fatto il lumen a pallini. Un salutarlo a questo. Grazie. Buono, ciao Ivonne. Buongiorno, oggi gelati. Fa 5 gradi da 5 me stamattina. Infatti, anche qua. Vabbè. Ti presento un paio di chicchette nuove che sì, sono arrivate. Sì, fammi vedere le tue chicchette. Ah, qua c'è un IVC. Oh. Bellissimo, con cassa in oro. Adesso lo vedete. Zoomiamo che così. Lo vedete orfano, ma c'è anche scatola garanzia originale. Bellissima, dell'epoca. Tra l'altro del mio anno, del 94. Si è conservato veramente veramente bene. Movimento elettromeccanico. Esatto, certo. E non so se si vede dal video, molto sottile, molto piccolo, quindi nonostante sia un crono, comunque bello elegante. La cassa schelino dietro per me è fantastica. Quindi questo è uno. Poi vediamo. Cioè tutto originale anche sì, la... Sì. La clasp. Forse il cinturino è stato cambiato, però cinturino probabilmente sì, però la fibietta è la sua. Bella, una chicchetta, dai. Sì. E sono cose che non si vedono spesso. Oggi... Anche quel Zenith in oro, il Longines Admiral, sì, o c'erano già l'altra volta? Ah, c'erano già, però magari ve lo faccio... vi faccio vedere questo qui, che è quello un po' più interessante. L'altro è anche interessante, Però questo qua ha la particolarità di essere cronometro. Oh, questo qui è quello certificato cronometro. Esatto. E nel calibro, che è un 40T, ha il seriale del calibro e il seriale relativo al documento di certificazione. Seriale del COSC, quindi. Esatto. Sì. Questi sono particolarmente rari, non ne hanno fatti molti. Ne vuoi ancora?
E la richiesta? 1100. Cassa in oro, Zenith, quadrante originale, fibbietta successiva ma originale. Sì. E cinturino generico perché è stato cambiato nel tempo. È possibile che durino 70-80 anni i cinturini in pelle. Bella, questa è una chicca. Questa è bella. Sì. Poi cosa ti faccio vedere? Ti faccio vedere questo qua che è carino. Sì, poi mi fai vedere quel diver lì. Sì, volentieri. Che sai che in Italia i diver, sarà che siamo una penisola, i diver vanno che una meraviglia. È vero. Anche questo Admiral con quadrante smaltato. Esatto. Ti ho fatto vedere apposta perché questa è una cosa che è un po' particolare, che non si vede spessissimo in giro. Automatico. Cassa placcata. Cinturino generico. E fondello in acciaio. Non mi ricordo se la corona è originale o meno. Se è logata. Sì, è logata. È logata. E anche coeva, quindi è anche la sua. Bene. E la richiesta per questo gioiellino? 4,50 revisionato. Modo. Prezzo da bagno di sangue. Sì. Per il pezzo che è, sì. Poi avevi detto il diver. Sì, quel diver lì, cronografo anni 60, direi. Sì, fammi vedere se ha gli scatti telefonici. Non ha gli scatti telefonici. Sì, dovrebbe essere un anni 50-60. Sì. E... è un Reston. È un Reston. Quadrante nero, particolare, cassa acciaio e tasti a pompa. Movimento Landero 248. Bravissimo. Immaginavo. E ragazzo ha studiato. Sì. Questo buone condizioni, a parte la ghiera che ha i segni del tempo. Revisionato mi sembra ad agosto, se non ricordo male. Sì. E chiedi la bellezza di? 550. 550. E di questo? Quello lì è completo, chiedo 1300. Bello che c'è anche la scatola, il cartellino. Sì, scatola garanzia originale. Forte. Che è la cosa un po' particolare sì. Dell'orologio. Mentre invece di qua... Di qua abbiamo la zona un po' più bagno di sangue. BDS. Esatto. Ah, ti faccio vedere un paio di seichini carini. Sì. Che i Seiko piacciono sempre i ragazzi a casa. Questi sono molto belli. Allora, questo qui che ha un bel quadrante con un con una lunetta interna tutta zigrinata. Seiko... non leggo bene. Questo dovrebbe... Sportmatic Deluxe. Yes, Deluxe. Con corona scomparsa e pulsantino per la rimessa rapida probabilmente della data. Yes, della data. Fondello a pressione. Ottime condizioni. Sì, direi proprio di sì. E ho ritirato un bellottino di Seiko tenuti molto bene. E questo era in questo lotto. E tra l'altro controllati tutti quanti mi stanno... Tra l'altro c'era anche il Gran Seiko che avete visto nel video precedente, sì, che avevi ripreso, che è andato via. E il Gran Seiko si teneva sui 2-3 secondi al giorno di scatto giornaliero. Cavolo! Questi qua si tengono tutti sotto il minuto. Bene. La richiesta? Ah, questo qua viene 220 con la spedizione inclusa e questo viene 120, che è il braccialetto suo. Sì, perfetto. La cosa bella di questo è ovviamente le condizioni, che sono ottime. Sì. Anche il fondello è privo di graffi. Ma il quadrante nido d'ape che ha bello, forte, sì. Sì. Ovviamente tutti i prezzi, non è ovvio, però lo dico anche per gli amici a casa, includono la garanzia di 12 mesi nostra di funzionamento. Quindi anche se ci sono problemi meccanici. Ricordiamo, Stefano, che tu sei un professionista. Un avido commerciante. E questi sono i tuoi riferimenti, per cui... comprare, vendere, scambiare, contattatelo. Esatto. Ti faccio vedere l'ultimissimo. Sì, caro. Un orologiaio interessato, una cassa di un... Roberto, stiamo lavorando. Un attimo. Barbunda. Questo è un bel tissot, con questo... quadrante originale, tenuto da Dio. Cassa tissot e calibro sempre tissot marcato. Questo era ancora quando tissot faceva i calibri di manifattura, quindi questa è manifattura calibro 27, quindi non mi ricordo in verità, non mi ricordo, se vuoi lo apriamo poi. O è un 27 o un 781, ma penso, se mi dici di manifattura, cioè se ancora il vecchio tissot e Fils, sarà il calibro, sì, il tissot 27 e Fils. Sarà il 27 allora. E dicevi 180 euro. Oh, poco.
bagno di sangue. E poi vabbè, i cronache non mancano mai. Dai amici, i riferimenti li avete visti. Grazie Stefano, grazie Ivon, buon lavoro, ciao ciao. Nome? Daniele. Ciao Daniele, allora ieri sera in live mi chiedevi del Times se lo conoscevo e tu questa mattina mi hai incontrato qui all'Imbiate e mi guarda, quello che non conoscevi te lo faccio vedere. E questi qui effettivamente ne avevo già sentito parlare, sono i nuovi Times con dentro il movimento della serie 8000 della Miota, eccolo qua. Fondello è chiuso con quattro vitine, cassa è tutta in acciaio, direi giusto, stainless steel, sì. Lo danno impermeabile quanti metri? 50. 50 metri. Non ha la coronavite, immagino. Non ha la coronavite, ma quella pressione. Credo che sia l'unica pecca. Sì. Dai, carino. Vetro plessi, giusto? Sì. E quanto costa? Io l'ho pagato a bagno di sangue. Sì. Ah, 20 euro? Un po' di più. Un centello. Un centello? Sì. Nuovo sei intorno ai 250. Ah, bene, dai. Nuovo, però con scatola, garanzia tutto. Ho capito. Grazie per avermelo fatto vedere. Grazie a te. Ciao, caro. Ciao, Angelo, ben ritrovato qui ciao al mercatino di Rimbiate. Ciao a tutti. Buongiorno. Allora, vediamo un po' di novità. Novità ce n'è. Qui vedo, questo Hamilton... Che cos'è? Questo è il primo Hamilton, il Pioneer. Poi abbiamo un bel Mondia 7750, tutto originale, con il suo cinturino originale. Questo è fine anni 80, inizio anni 90. Era ancora sotto Zenith. Bello. Ma io ho già un orologio in mano che avevi qua in questa vetrinetta. Sì. Beh, vedete lì c'è la card di garanzia e qui c'è l'orologio. Sì. Guardate un po' che bel Legend Diver. Ecco, questo è uno dei miei Grail Watch. Prima o poi lo comprerò. Sì, bello. Non li compravo quando costavano 1400 euro perché costavano troppo. Adesso? E adesso ce ne vogliono 1700. Ma ho fatto la stessa storia anche con l'Omega Speedmaster. Non l'ho comprato quando costava 1500, l'ho comprato quando costava 5000 perché... Io avrei tenuto l'Arlen, però... Tu avresti tenuto l'Arlen. Bello. Sì, condizioni strepitose. Strepitose. Hai anche la scatola? No. No? Ho solo la card di garanzia, la scatola. E comunque vedo che hai anche dei begli omeghini. Sì, questo è incapsulato oro. Ah, sì. Questo lì è quello con la laminatura pesante. Sì. È quasi indistruttibile quella laminatura. Sì, qui siamo oltre i 60 micro. 60 micro dovremmo essere. Poi vedo che c'è anche un bel Ultra Crown qui. Un Ultra Crown 30L. Un paio di 30L un po' li ho venduti stamattina. C'è un Tsuyosa? Sì, questo è nuovo, l'ho comprato io. Con la garanzia negozio, ancora pellicolato. Nuovo, mai indossato. Mai usato. Sì. Ma vedo che hai al polso anche l'Omega Speedmaster. Sì, è il mio Omo Watch. Ma lo vendi o? No, questo è della mia. Sì, sì. Dovrei andare a recuperare anch'io il mio e ogni tanto usarlo. Ti dico le verità. Ecco, qualcosina di nuovo c'è. Vedo. Sei mancato una settimana, ma qualcosina c'è. Sì, c'è questo rosso interessante. Sì, questo è, l'hanno fatto per il primo satellite che hanno mandato nello spazio, per lo Sputnik. Mi piace tanto anche le Hans. Sì. Molto particolare. Sì, sì. Infatti quello che mi ha colpito. Monohammer, abbiamo portato un po' di robina. Oh, che bello anche questo Sicura qui di design. Sì, di forma. No, questo no. Spicco di questo no. Non devi uscire fuori dai luoghi, Oh, hai fatto il biglietto da visita? Sì. Bravo. Cesare, un pensierino per te. So che... Oh, ma dai. Non so se ce l'hai questo. Ma non dovevi, grazie. Non te l'ho mai visto. Ma io prendo roba militare, quindi... Ogni tanto capita dentro qualcosa. Grazie. Figurati. Angelo.
La moglie stamattina non c'è. No, lavora. Belli anche in tasca. Sì, ho portato anche lì qualcosa di nuovo. Hai visto questo mega particolare? Con la corona e vite, Cesare. Corona vite? Corona e vite. Chissà come mai. Cassa in argento. Cassa in argento piena e poi è basculante questo. Allora, questo è a vite. Sì. Ah, tipo americano. Sì, questo è a vite. Poi, senza rovinare le lancette. Vediamo se sposto. E attenta alla lancetta dei minuti, spostala prima che la prendi dentro. Poi, vuoi farlo tu? E poi questo si alza. Qui alla cerniera. Ah sì, bisogna infilare l'unghia dentro, dentro lì. Molto particolare questo mega. Sì, particolare. Chissà perché, probabilmente è fatto magari per il mercato americano, chi lo sa. Perché so che gli americani utilizzavano questo tipo di cassa. Non l'ho visto. Non so, riusciamo a aprirlo. No, 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 ma si apre facile. Ah, okay. Sì, sì, si apre facile senza... Guarda che roba. Sì. Il movimento non è marcato mega, ma però credo che... Però c'è il seriale. Sì, anche perché vedi la... Ma sai che tante volte... Vedi l'attigio come si inserisce? Sì. Io penso che deve essere per forza il suo. Perché tu quando lo chiudi, poi l'attigio si inserisce... Sì. Quindi penso questo che sistema qui lo si trova spesso e volentieri sui Voltam, sui Zenith, sugli Omega un po' di meno. Sì. Però il movimento è sicuramente originale, solo che in passato, quando dovevano produrre in grande quantità, a volte omettevano delle lavorazioni. Potrebbe essere. Di che anni può essere, Cesare? 20, 10, 20. Immaginato anch'io. Particolare? Bello, sì, particolare. Comunque col seriale si riesce a risalire sì. anche all'anno di produzione. Vai sul Finder Omega. È già dei primi del secolo? Sì, sì, sì. Del secolo assolutamente. Poi bello la vite. Sì, particolare. E a vite anche la corona, che un po' si è consumata, vedi, però vedi. Sai cosa? Forse è uno dei primi tentativi di renderlo impermeabile. Sì, secondo me per sì. Per poi potrebbe già essere, che ne so, che un tasca tipo militare, sì, militareggiante. Io ho pensato quello, perché non, sì, non ne trovi tanto. Una vite sul tasca non è la prima volta che la vedo. Infatti, va. Curioso, davvero. A quanto lo vendi? Chiedo 200. 200 euro. Per chi volesse metterselo in collezione, chiamate l'Angelo. Quadrante, bellissimo. Sì. Il tonso. Davvero curioso. Grazie Angelo per avermi Figurati, fatto vedere questa chicca. Sì. Ciao Angelo, alla prossima. Saluta la moglie. Grazie. Ciao ciao. Oh, qui siamo al banco del Dario. Allora, qui al banco del Dario, c'è questo particolare Longines Wames. Guardate un po' che movimento, tutto rifinito, il 28,92 per l'ash. Sì, è bell'interno. Ed è completo di scatola. E garanzia. E garanzia. Full set. Grazie Dario. Quando attaccano a far tribulare quelle cose lì. Sì. Qui la vetrina degli Acutron si sta arricchendo di nuovi modelli. Belli. Dici nuovi modelli? Nuovi, vecchi ma nuovi. Vecchi ma nuovi. Vecchi ma nuovi. E anche qui nei movimenti c'è tanta bella roba. Interessante. C'è un Omega 320 attrezzato interessante. C'è un Valjoux 22. Navi timer? Me l'avevi già detto forse il prezzo? 2007. 2007. È uno Zenith nuovo che ritornato. Questo lo vedo. Tre contatori. Carica manuale, giusto? Carica manuale 146 movimento. Anni 60. Cassa acciaio. La cassa acciaio, la cassa in realtà era dorata. Ah. Il vecchio proprietario lo preferiva più acciaio e ha tolto la doratura.
Ma pensa. Ciao. Infatti, non è che ho guadagnato tanto. È più bello quello l'acciaio. Sì, capito, ma se nasce comunque se ne intende, vedi. E la richiesta? 2005. E ha mantenuto anche la corona originale. Allora poi c'è anche la sua fibbia lì, l'altro cinturino. Questo suo cinturino con la sua fibbia Zenit. No! Grazie Dario. Prego. Ormai Rimbiati è diventato un appuntamento fisso qui dal Dario. Qui si mangia e si beve, caro, si sta bene. La richiesta? 1007 con un movimento 77-50, yes. Giusto? Fantastico. Vediamo il numero di telefono. Opala, del nostro amico Dario. Compra, vende, scambia. Chiamatelo. Grazie Dario. Prego Cesare, grazie a te. Ciao caro. Ciao, ciao Luca. Ciao caro Cesare. Ciao. Allora, facciamo un watch check. Ciao Irving, ciao Andrea. Ciao. Andrea del canale Sovitali su TikTok. Sovietali. Sovietali, pardon, scusa la mia pronuncia. Andate a seguirlo su TikTok. Vediamo un po', cos'è al posto Andrea? Oh, Radio Room. Vostok Radio Room è un'edizione moderna, quindi è un automatico in cassa anfibia. Diciamo, non è lo storico. Movimento ancora russo però. Sì, sì, certo. Okay. Movimento russo automatico. 24-15 mi sembra, però adesso e bracciale Shark, memoria. Bello. Sì, ma non è suo. No, senso, però gli sta bene. È stato aggiunto, sì, no, l'ho trovato così. E l'ho l'ha trovato stamattina? No, no, questo l'ho trovato da parecchio tempo. Ah. Però io ce n'ho anche di moderni, non ce n'ho solamente vintage. Giusto, giusto. Tu invece Irving? Ah, due classici. L'Alticron, Sydney, anni 90. Questo con la funzione altimetro, giusto? Sì, esatto. E dall'altra parte invece? Dall'altra parte... L'Aqualon però quello nuovo, non è 6 vite. Bene. Lo sa che mi piace un sacco. Sì, sì certo. Sono io invece proprio... questa mattina sto provando il nuovo Ignos di bellissimo di Pierpaolo, che sarà oggetto di recensione prossimamente sul mio canale. Lo andremo ad aprire, a vedere come è stato realizzato internamente. Bene. La Teresa è di là col suo Copernico, Roberto è di là con il suo... Cos'hai al polso oggi, Roberto? Oggi ho una cosa così... La prima cosa che mi hai... La prima cosa che ho tirato fuori dal cassetto, sì, che sì. Cos'è? Ah, non lo so, me l'hai consigliato tu. Ah, non vedo tu. Te. Ah, le Magna. Le Magna. È un orologio estivo, ormai le ultime volte, quello metteremo via. Sì. Ma che sei alle 11 di sera, vedo che sta cambiando il datario, Roberto, non stai attento. L'ho preso al volo, così sai. Stefano, tu cos'hai al polso? Io? Nudo. Nudo, perché lui li vende. Ma vedo che sei... Vedo bene? Vedi bene. Sapete che... guardate un po' cosa ha portato qui lo Stefano. Ah, questa è la novità di oggi. Una nuova acquisizione, è diventato concessionario. Ricordiamo che Stefano è un commerciante. Ricordiamolo. Per cui, ecco. Adesso siamo un concessionario ufficiale. Ed è diventato concessionario ufficiale dei Bracca Watch. Che è? Dell'Apnist. Bella lì, grande Stefano. Belli. E a presto, a breve, vedrete anche altri brand italiani. Ci ingrandiamo alla grande, grande, grande. Fantastico, complimenti. Bello sto Baltic. Il D-Compax nuovo, riedizione degli anni. Sì. Bracciale chicchi di riso. Dove l'hai preso? Sul sito della Baltic. Ah. Perché vengono solamente online. Cassa scaletta, per cui stile anni 30-40. Sì. Quanto l'hai pagato? Intorno ai 750 con il bracciale. Che movimento monta 750? Quello 719? Esatto. Sei uguale. Per cui manuale. Carica manuale. Proprio bello. Abbastanza bene. Bello bello, complimenti. Grazie. Bello davvero. Oh, nuovo follower, nome? Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Ma vedo che hai al polso un orologino particolarmente interessante. Questa mattina l'Inviate girano di quelle chicche
da paura. Teresa, hai visto che chicca che c'è qua? Era il mio orologio dei sogni. Anche il mio. Che bello. È anche il mio. Zenith Primero Sport, giusto? Sì. Con ghiera ceramica. Questo qui è quello che fa il giro a un decimo di secondo, sì. Giusto? Ecco, vedete che come va? Spettacolare. Non è il video accelerato, è proprio così. Spettacolo, bello. Bello Andrea, complimenti davvero. Grazie mille. Bravo. Adesso ti arriva il famoso portachiavi del canale Micro Orologiaio, ti porterà fortuna. L'ho salutato apposta per il portachiavi. Ecco. Bene, giro al mercatino terminato anche oggi. Comprato niente. Però di orologini belli, interessanti, soprattutto al polso dei follower ne abbiamo visti parecchi. Bene, 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 mi fa molto piacere. Il video, se vi è piaciuto, come al solito sapete già cosa dovete fare: cliccare mi piace, iscrivervi al canale, spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!